col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei balconi seicentisti guarniti di verdura, la villa sembra tolta da certi versi miei, sembra la villa tipo del libro di lettura. Pensa a migliori giorni, la villa triste, pensa a gaie brigate sotto gli alberi centenari, banchetti illustri nella sala da pranzo immensa e danze nel salone spoglio dagli antiquari. Ma dove in altri tempi giungeva casa Ansaldo, casa Rattazzi, casa D'Azeglio, casa Oddone, s'arresta un'automobile fremendo e sobbalzando. Villosi forestieri picchiano la Gorgone. S'ode un latrato e un passo, si schiude cautamente la porta. In quel silenzio di chiostro e di caserma vive Totò Merumeni con una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente. Totò ha 25 anni, tempra sdegnosa, molta cultura e gusto in opere d'inchiostro. Scarso cervello, scarsa morale, spaventosa chiaroveggenza, è il vero figlio del tempo nostro. Non ricco, giunta l'ora di vender parolette, il suo Petrarca, e farsi baratto gazzettiere, Totò scelse l'esilio e in libertà riflette ai suoi trascorsi che sarà bello tacere. Non è cattivo, manda soccorso di danaro al povero, all'amico un cesto di primizie, non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro per tema, l'emigrante per le commendatizie. Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti, non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche. In verità, derido l'inetto che si dice buono perché non ha lugni abbastanza forti. Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca coi suoi dolci compagni sull'erba che l'invita. I suoi compagni sono una ghiandaia roca, un micio, una bertuccia che ha nome Macachita. La vita si ritolse tutte le sue promesse. Egli sognò per anni l'amore che non venne. Sognò per il suo martirio attrici e principesse. Ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. Quando la casa dorme, la giovinetta scalza, fresca come una prugna al gelo mattutino, giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza su lui che la possiede, beato e resupino. Totò non può sentire un lento male indomo inaridì le fonti prime del sentimento. L'analisi e il sofisma fecero di quest'uomo ciò che le fiamme fanno d'un edificio al vento. Ma come le ruine che già seppero il fuoco esprimono i giaggioli dei bei vividi fiori, quell'anima riarsa esprime a poco una fiorita d'esili versi consolatori. Così Totò Merumeni, dopo tristi vicende, quasi è felice. Alterna l'indagine e la rima, chiuso in se stesso, medita, s'accresce, esplora, intende la vita dello spirito che non intese prima. Perché la voce è poca e l'arte prediletta, immensa, perché il tempo, mentre ch'io parlo, va. Totò opera in disparte, sorride
e meglio aspetta e vive. Un giorno è nato, un giorno morirà.